Francesco, avete fatto una relazione ed un approfondimento davvero interessante. Qual è stata la parte che hai portato te? È la parte della vita, della giovinezza di Cesare Finzi, che è stato un ebreo, che è stato salvato dal sarto Morganti, e che mi ha colpito molto. Anche il fatto della coincidenza con cui si è salvato, grazie alla quale si è salvato. Come mai ti ha colpito la sua storia? Allora, mi ha colpito la sua storia in parte perché è stata una storia molto toccante anche. E lui è stato colpito dal fatto delle leggi razziali contro gli ebrei e non ne capiva il motivo, e aveva sempre sognato di stare insieme ai suoi compagni e invece non poteva. Ha fatto un viaggio molto lungo per salvarsi, e pieno di fughe, e mi ha colpito anche il finale dove si sono rifugiati grazie al sarto Morganti. C'è un po' da riflettere, sinceramente, però ho raccontato le differenze prima di tutto tra i giusti che c'erano prima e i giusti di oggi, e poi che abbiamo bisogno di nuovo di avere dei giusti che possano di nuovo salvare il mondo, e beh, sicuramente che si battono, i giusti di oggi si battono a scopi diversi, però alla fine è sempre quello il punto della situazione. E poi ho raccontato anche che ci sono moltissimi in Italia che salvano per esempio i migranti, che senza di loro non ce la potrebbero fare. Daniele, come ti sembra sia andata la giornata di oggi qui in Consiglio Comunale? Molto bene, anche perché abbiamo passato molto tempo su questi argomenti, ci siamo incontrati numerose volte il lunedì e il venerdì dopo scuola, fermandoci anche per mangiare assieme, e attraverso comunque anche questo clima che c'è stato di condivisione, secondo me si è riusciti ad ottenere un risultato più che buono rispetto anche alle aspettative che avevamo fatto all'inizio. Da quanto tempo state preparando questo percorso e cosa ti porti a casa, cosa ti è rimasto? Questo percorso lo stiamo preparando da un mese, circa un mesetto, però considerando due volte a settimana per un mese sono 8 lezioni straordinarie rispetto alle 3 che abbiamo fatto il pomeriggio le volte prima e al percorso dell'anno scorso, che era comunque incentrato a farci entrare di più in questo periodo della storia che ancora non abbiamo studiato, ma che sappiamo già, abbiamo già affrontato diversi argomenti. Mi sono sentito mio in questo progetto il fatto che comunque non bisogna attenersi a volte ad uno standard, ad uno stereotipo che porta poi a conseguenze disastrose come è stato nella Shoah. Alessandra, è stato molto bello ascoltarvi oggi nella relazione. Che tipo di intervento hai fatto? Cosa hai raccontato te? Io ho raccontato la storia di Cesare Finzi, un ebreo che si è salvato dalla deportazione, che si è salvato grazie all'aiuto del sarto Morganti, e questa storia mi ha colpito molto perché lui ha avuto il coraggio di raccontare la sua storia a tutti noi ragazzi, che possiamo solo immaginare quello che lui abbia provato davvero, e non riusciamo a immedesimarci davvero nella sua storia perché deve essere stato traumatizzante per lui e deve essere stato impossibile subire un momento come questo. E quindi Cesare ci ha insegnato tante cose, come per esempio essere uomini e donne vere e fare le scelte, ognuno di noi fare le proprie scelte ed essere unici e irripetibili, e appunto ci ha insegnato a non arrenderci mai, ad essere coraggiosi di fronte a tutto e andare avanti e non mollare mai. Secondo te che differenza c'è fra i giusti di allora e i giusti di oggi? I giusti di oggi fanno quello che fanno più che altro per cercare di distruggere un ideale che contro ogni logica si protrae da quello che è successo circa 70 anni fa ormai. Cioè, una visione del mondo di 70 anni fa sta tornando di moda, come ha detto l'assessore, oggi, che è una roba abbastanza inconcepibile. E questa gente è gente intelligente perché capisce che
quello che è successo non è una cosa da ripetere, che non esistono razze, perché come ha detto anche Einstein, tutto l'uomo deriva da una sola razza comune. E i giusti di quel tempo invece sono stati i primi, cioè gli avanguardisti in queste opere comunque di carità e di amore che hanno fatto. Daniele Susini, hai cominciato questo percorso 2 anni fa con questi ragazzi. Raccontaci un po' com'è andato, quali sono stati gli elementi più belli che hai scoperto durante il percorso, ma soprattutto tutto quello che è emerso dopo gli insegnamenti e il percorso che avete fatto. Beh, intanto sicuramente oggi è stata una bellissima conclusione di un progetto che con queste 2 classi dura da 2 anni. L'anno scorso ci siamo impegnati in un progetto di ricerca per ricostruire la biografia di Remo Bordoni, che per chi non lo conoscesse è un partigiano a cui è intitolato l'asilo svizzero, ed era il figlio di Gomberto Bordoni, il primo vice sindaco di Rimini. E questo progetto l'abbiamo ricostruito, abbiamo fatto ricostruito la biografia e poi l'abbiamo andato in un giorno di mercato e abbiamo restituito la biografia di questa persona, che ormai è sconosciuta, a tutta la cittadinanza. I ragazzi sono rimasti enormemente colpiti da questa chiamiamola innovazione, cioè poter portare il lavoro di scuola fuori nella città. Naturalmente li ha entusiasmati, perché li ha messi a confronto con un altro tipo di situazioni. Per cui quest'anno, avendo questa possibilità di ulteriore valorizzazione di questo lavoro sui giusti, i ragazzi sono trovati, come dire, erano già pronti anche ad affrontare un palcoscenico impegnativo come un consiglio comunale. E infatti è veramente non è solo storia, ma è fare un lavoro di cittadinanza attiva e di maturazione personale, perché sfido quanti ragazzi della loro età abbiano questa prontezza di sostenere non solo un lavoro di ricerca ambizioso, ma anche poi restituirlo davanti a un palcoscenico così un punto impegnativo. Presidente Sara Donati, l'importanza di insegnare ai ragazzi il valore dei giusti e il percorso che è stato fatto qui oggi, che si è concluso oggi in Consiglio Comunale. È una rilevanza davvero grande. Questa mattina questi ragazzi ci hanno emozionato con un percorso che è durato 2 anni, è un percorso nel quale hanno ascoltato testimoni parlare delle tematiche della storia, della memoria, della Shoah e del concetto dei giusti, ma non solo, un percorso che li ha visti coinvolti a comprendere quella che è l'attualità delle azioni dei giusti e anche come loro possono reagire e agire all'interno della loro vita quotidiana con i loro compagni in modo tale da perseguire il bene comune. Sono andata a trovarli nella loro scuola, sono stati particolarmente attenti e interessati agli argomenti che sono stati trattati. Questa mattina ci hanno dimostrato che il lavoro che hanno fatto con i loro insegnanti e con i loro educatori è un lavoro importante, è un lavoro che riguarda non solo il nostro futuro, perché questi giovani andranno a contribuire alla nostra società in futuro, ma il nostro presente, perché ci hanno stimolato anche a vedere con occhi più attuali quelli che possono essere gli stimoli che noi, non solo come adulti ma come politici, dobbiamo cogliere dai messaggi che ci hanno inviato. Oggi ci hanno parlato di razzismo, ci hanno parlato di bullismo, hanno ragionato attorno al tema dell'umanità e della sensibilità e del significato che può avere salvare delle vite. Credo che questi giovanissimi questa mattina abbiano rappresentato veramente una bella parte della città di Rimini, una gran bella parte della città di Rimini. I ragazzi sono della Dante Alighieri, mi hanno donato questo librettino che hanno confezionato per me, ne sono davvero onorata. E è un percorso che, come hanno ben disegnato qui, ha profonde radici e loro sono i germogli, e speriamo che questi rami vadano davvero in alto.